diretta, questo si può abbassare. Eccoci, dovremmo essere live, ragazzi. Dovremmo essere in live. Perfetto. Allora, ultimiamo le ultime cose. Via, facciamo un po' di discussion prima di iniziare. Questo è fantastico. Ah, questa è fantastica analisi. Che non è quella che ti fai dal dottore, ma è quella che andiamo a fare per il Supreme. Dobbiamo andare a analizzare noi. Dobbiamo andare a analizzare noi. Aspettiamo. Ciao ragazzi, grazie per la connessione. E ora si va. React. Si va a analizzare oggi Supreme per North Face. Forse qualcosa di carina? Forse qualcosa di Berlino. Penso proprio di sì. Quindi vediamo un po' cosa ci propongano. Questa collaborazione mi potrebbe piacere, ma non è detto. Non è detto. Comunque, vabbè, io partirei subito. Farei una cosa sempre veloce insieme a voi. E perciò mi collego col pannellino là. Voi mi vedete lassù, dove praticamente non batte il sole. Ciao Nico, intanto benvenuto in live. In live siamo, ragazzi. Quante sono belle le live, dite la verità. Proprio termine francese quasi, live. Allora, qui si parte alla grande, questa collaborazione. Intanto tutti gli anni c'è North Face, sia nell'estate che nella primavera, no, nell'autunno, scusate, primavera e estate è la stessa, che nell'autunno, inverno. Lo propongano tanto North Face. È una collaborazione ormai appurata, piace. E vediamo sempre i soliti pezzi praticamente dove cambiano un po' le grafiche, ma sempre di quelli si parlano. Però in prima posizione, intanto oggi non so se vedete, abbiamo anche i prezzi sotto le cose e questo ci agevola tantissimo perché solitamente questi escono sempre mercoledì o mattina o mercoledì sera, giorno prima del drop, e quindi oggi ci sono, fortunatamente possiamo darci un occhio. Dicevo, in prima posizione ci sono, a livello di bellezza e di appeal, queste macchinette fotografiche usa e getta, che se io andrei anche a aprire abbastanza subito, cioè sono secondo me carine, cioè sono di quelle che appunto usi, ricordano molto le prime, no? Fotocamere, che poi andavi a stampare, dicevo, il fotoamatore qui vicino a me, e quindi andavi, portavi il rullino e te le stampava lui. Non so se si possano ricaricare oggettivamente, però fa vedere se si possono tipo ricaricare. Plastic reusable, anzi reusable, quindi penso si possano riutilizzare. 35 mm film camera with fixed 31 mm lens and bulletin flash. Vabbè, sarebbe il flash. Vabbè, quindi ci sono queste qui che assolutamente molto carine dal prezzo di 68 dollari. Voi i dollari che vedete convertiteli sempre in euro, cioè quello che costa in dollari è sempre il prezzo con cui voi pagate poi in euro. Ci dovete aggiungere la spedizione, che sono circa 10-14 euro di spedizione. La qualità sembra quella per bambini. Nico, te sei molto attento sempre alla qualità, vedo. Sì, è tipo gomma, è molto gommosa, guarda qua. È gomma. Principalmente gomma plastifiata, ma più che altro è ganzo l'estetica, dai, Supreme tutto sopra, con Yashica, questa collaborazione, va bene, dai, non ci arrabbiamo, c'è di peggio nella vita. Io direi che queste sono anche passabili, dai, no? Siete d'accordo con me? Sì, dai, siete d'accordo con me. C'è poi subito, queste le abbiamo votate positive intanto, poi c'è subito in seconda posizione, sempre a livello di appeal, questa subito felpozza in collaborazione con The North Face. Vediamo che c'è praticamente sullo sfondo come print. Ecco, questo mi sa molto di quelle felpe che ordini su AliExpress, che c'è tutta la stampa grafica che poi ti arriva, la qualità è deprimente, però c'è tutte, sai, li ordinavo quando veramente avevo anche questi 15 anni, che andavo su AliExpress, mi sembrava di fare gli affari, ordinavo le felpe tutte colorate perché sai, sei piccolo, non ti rendi conto, e arrivava sta roba a casa dopo un mese, perché su AliExpress ci voleva un mese, e c'erano tutte queste stampe. E qui c'è la stampa di una montagna, in pratica una montagna, e un omino qui, vedete in basso a destra, che sta scalando questa montagna. Quindi
Loghettino The North Face per Supreme, ecco, il loghettino mi piace come l'hanno messo, non mi piace l'estetica, ecco, potevano fare di meglio, una stampa così che ti ricopre tutto, boh, mi sembra eccessivo. E infatti non si può vedere, Ale, sono d'accordo. Nico dice la prima cosa che guarda, se compri qualcosa di qualità non alta, deve essere proprio figo esteticamente. Sì, hai ragione anche te, Nico, per 70 euro uno ci pensa. Si sembrano le felpe di Wish. Le felpe di, bravo, di Wish. Quando ti appare il pop-up su Facebook, eccolo qua. Ecco, sono queste. Loro. Quindi questa io la classificherei con un bel no. Invece 3.300 persone gli è piaciuto. Prezzo 158 dollari. Gli piace semplicemente perché è una collaborazione che sanno che può avere mercato, al di fuori poi del drop, la possano rivendere e quindi automaticamente dicano mi piace. Ma gli piace la collaborazione, l'estetica di questa fa veramente... Obrobriusa. Eccoli qua, eccoli qua. Questi sono sicuramente i pezzi più gettonati sempre di questa collaborazione, che sono i Jacket. I Nupse, Nupse. Fanculo, guarda, ci rinuncio. Va bene, comunque questi... Allora, il modello è bellissimo. Meno male non hanno cambiato niente, cioè con il loghettino sempre qui su... ora lo dico sull'avambra, sul braccio, sul bicipite, e sia di Supreme che The North Face, bellino cuscito nero con la banda nera. E le grafiche, ecco anche qui le grafiche. Io vi avevo condiviso su Instagram il post, cioè il commento nelle stories, vi avevo scritto bellino per il campeggio, perché non so perché a me mi ricorda molto il campeggio, cioè no, ora mi giravo perché vedevo se c'avevo qualche scarpa abbinata, invece mi sa che scarpe abbinate non ce l'ho nemmeno io a questo schifo e ce n'ho di scarpe brutte. No, però ragazzi, veramente, ditemi anche voi cosa ne pensate, ma non capisco, ma cosa sono? È la testa quella lì del sardo di Cagliari? Hai presente il sardo, quello con la bandana? Ve lo faccio vedere, lo googlo un attimo. Sardi, sardo, no, Sardegna stemma forse. Eccolo, questo sì. Dai, cazzo, sembrano loro, raga, guarda. Oh, che cazzo vuoi tutte le volte a chiedere soldi? Guarda qua se non sembra loro, raga. Dai, oh. Eccolo. Guarda qua. Cioè, assomiglia un sacco, vero? Flag of Sardinia. Il motivo della giacca è bruttissimo. Sembra Flag of Sardinia. Guarda un po'. È bellissimo. Che cazzo di paragone vi ho trovato? Dai, ragazzi. È fantastico. Flag of Sardinia. Vai, questo è. A posto. Ve l'avete visto. Quindi questi si votano... Boh, 418 euro. 418 euro. Stavo per votarli positivi, ma 418 euro. Negativi. Ma che cazzo di prezzo è 418 euro? Raga, intanto vi chiederei un bel like di supporto al video. Se vi va. No, senza, se vi va, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Però 418 euro, questi qui. Ma no, 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 no. Vabbè, Supreme The North Face Ice-T. Ecco, questa è sempre... è bruttissima sta grafica, ragazzi, dai. Poi c'è l'omino... Guardate, allora, questa è la maglietta fronte e la maglietta retro, no? C'è l'omino che scala sia sul fronte che sul retro. Cioè, è lo stesso omino. Non hanno nemmeno, secondo me, ribaltato l'immagine. Cioè, lo vedete che è la stessa posizione? Cioè, è orrendo. Oppure potevi mettere l'omino più su, forse, no? È nella stessa posizione, dai, ma... Cioè, allo stesso punto, sia davanti che dietro. No, ragazzi, no. Non si può proporre. Cioè, una cosa del genere veramente non si può proporre. E io devo ancora capire perché alzano il prezzo così tanto solo perché c'è la targhetta Supreme. E Ale, sono d'accordo. Nico dice sì, è uguale. Era uguale, cazzo, a quella della Sardegna. E quindi questo è, a me non piace. A me questa grafica mi fa veramente cacare. Alla gente garba. Questo quanto costa, fa vedere? 78 euro. 78 euro spesi male. Quindi, passiamo a una cosa invece non in collaborazione, che è la Supreme... Come cazzo si chiama questa? Hertz Arc. Arch. Hooded Sweatshirt. 178 euro. Allora, ragazzi, se avete intenzione di comprare questa felpa perché c'è scritto Supreme con questa forma molto...
Madonna, mi impappino. Con questa forma molto Merry Christmas, questa grafica, scusate, molto Merry Christmas. Anzi, no, ci sono i cuori addirittura. No, dai, ragazzi, ma non si può, non si può. Sì, ma costasse di meno la allora te la fanno pagare 78 euro. E che cazzo devo dire, Nico? Cioè, non si può, dai, non si può. 78 euro la merda, dai. Ma più bellina, guarda, me la fai tutta nera con l'occhiettino Supreme e North Face, cioè, bellissima. E questa fa veramente cacare. Questa fa veramente cacare. Poi con lo sfondo verde così sa molto di albero natalizio. Nato a Lazio. Madonna, sono un po' dislessico, alle volte, raga. Adesso, no, stesso prezzo, ho preso la T-Classica di Kenzo, è una qualità decisamente meglio. Sì, Kenzo è sempre un migliore. No, Kenzo ce l'ha sempre avuta. A parte c'ha le taglie basse, cioè fittano molto strette, però c'ha sempre avuto qualità. E ecco, passiamo a questi. Questi forse sono un pochino più interessanti. No, in realtà anche i Napse erano bellini. Però questi sono gli Studded Mountain Light Jacket. Questi sono un pochino più tecnici, forse. Quell'altro è un pochino più piumino. E hanno la stessa grafica. Ovviamente dove c'è la parte nera, a me fa impazzire. C'è questa Sardinia flag di sottofondo, ragazzi, anche qua. E quella è che rovina tutto. Sembra una tovaglia, dai. Sembra tipo una tovaglietta estiva da campeggio, questa a me mi ricorda tanto. Oppure, sai, quel tappeto, quel velo che ti metti quando vai a fare campeggio proprio per terra, quello è. C'ha questa grafica qua. Oppure c'ha apparecchi il tavolo, oppure lo metti sopra il panier. Quando porti il panier a campeggio ci metti sopra sempre questo. Dai, no, cioè questo panno, no, non ci siamo. C'ha una grafica veramente. Che schifo. Che schifo, l'avete visto? Lo chef che lo fa. Che schifo. Poi anche questo quanto costa? 398. Ragazzi, ma qui siamo alla follia, cioè 500 euro, ma che cazzo fanno? Sembra Natale, nice. No, Willy, come fai a dire nice? No, Willy, no, che nice. Nice un cazzo, Willy. Sembra Natale, copiata dai campionari Barletta. Bravo Ale. Bravo Ale, sì, copiata dai campionari Barletta. E nice, Willy, no. No, 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 non ci siamo. Ecco, questi. Allora, questo è l'unica cosa, e mi dispiace dirlo perché avrei voluto di dirlo di un Napse jacket per dire, però lo dico di questo, che è uno smanicato, sempre Napse si chiama, cioè questo Napse vest, però è prezzo, vabbè, sempre 258 euro, forse un pochino più proponibile sul mercato questa collaborazione di 258 euro, lo posso già più accettare. Ma il discorso vero che volevo fare io è che c'ha po', cioè è suddiviso bene, secondo me, questa immagine schifosa con la parte nera, perché vedete, non è molto invadente questo disegno, si presenta solo dal metà busto in giù e è bellino, perché da metà busto in su non ricompare più. L'importante è che non compaia questa merda. L'unica cosa, noto così a occhio, non c'è il loghetto Supreme in evidenza. Io l'avrei messo personalmente, magari mettevi North Face da una parte e Supreme dall'altra. Secondo me ci poteva stare. Poi non sono uno stilista, però do i miei pareri, essendo il canale mio. Poi su un altro canale troverete altre opinioni. Costa meno perché non c'è la scritta Supreme. No, in realtà il rovescio, secondo me c'è la scritta Supreme, però è sulla linguetta interna sicuramente che non vediamo adesso. Sicuramente sulla etichetta interna, aspetta, guardiamo un po'. Ah, c'è anche il cappuccio. Allora, bellino, allora raddoppia la bellezza. Questa è tanta roba, raga. Questo sì, guarda, nella colorazione quello nero. No, forse anche quello. No, ci stanno tutte, guarda. Sul cappuccio c'è, guarda bello, sul cappuccio c'è Supreme. E allora, raga, questo è un bel sì. Guarda, sono critico, lo vedete, no? Sono sempre molto critico. Però questo, a parte la grafica che potevano ovviamente far di meglio, non è tanto votato, ma secondo me è la parte più bella. Costa meno, la scritta è sul cappuccio, sì, esatto, la scrittina è sul cappuccio. Poi, addio, queste. Allora, Arabic logo, tornano le Arabic logo, soccer jersey. Allora, l'Arabic logo, però stavolta fatte su queste magliette da calcio. Che dire che sono brutte? No. Perché secondo me, cioè guardando il lato estetico, Supreme USA 94, cioè è bellina, dai. Questa ci può stare, l'Arabic logo è figo questa. Secondo questa grafica ci può stare, cioè sembra molto una maglietta fake comprata alla bancarella sotto Piazza dei Miracoli qui a Pisa, però quelli sono particolarità, io dico a livello estetico è bellina, dai.
Carina, questa si vota positivo. 98 euro, non ce li spenderei mai, però carina. Spacca, sono d'accordo, Musta spacca, ma prezzo no. Questa team mi piace, ma prezzo no. Esatto, prezzo no, non ci siamo. Reverse, qui abbiamo il cappellino dove il logo della New Era, qui, e quindi è un'altra collaborazioncina con la New Era, è uscita anche. Dove abbiamo il cappellino che sul retro c'ha la patch di Supreme e sul davanti invece World Famous. Qui di lato vedete il loghetto della New Era, lo vedete su questo qui beige specialmente. Bah, bellino, dai. Io non sono per questi cappellini, non li porto, però bellino. Prezzo 52 euro, dai, questo gli diamo un bel positivo. Questo ci piace, questo ci gusta, raga. Eccoci, questo è che so, Supreme North Face Studded Knapsack Blanket. E queste sono proprio le coperte che dicevo io. Cioè, queste sono proprio coperte fatte come a piumino anche queste. Però non so bene per cosa, però mi ricordano molto il campeggio, quindi io continuo a insistere su questo campeggio. Per me sono da campeggio. Ecco, quelle che butti proprio per terra, guarda. Cioè, vedi, le tiri per terra e ci fai il campeggio sopra. No, secondo me l'idea è stata questa, dai ragazzi, di partenza di questa collaborazione. I cappellini con la visiera in quel modo fanno molto 2012. È vero, Rome. Ricordano molto tipo Tectonic, sai quella roba? Bruttissimi, cazzo. Oi, oi. Vi ricorda un po' il campeggio, sta roba, dai, porca bestia, ragazzi. Cioè, a me la ricorda troppo. Questa. Quanto costa? No! 298 è. 298 euro, ragazzi. Ma che cazzo stai dicendo? No. Dai, io facevo un 120. Sì, ma costano un rene. Sì, l'ho visto adesso, ma quanto cazzo costano? Ma che cazzo stai dicendo? Dai, no. Puoi usarla per un picnic. Sì, ma 298 euro per un picnic? Immaginati te sopra se ci casca qualcosa. Cioè, bestemmi e inizi a spaccare tutto. Lo picchi, quello che. Casca una pigna, la prendi, la tiri così, cioè proprio boh. Va bene ragazzi, piccola parentesi, chiudiamo la parentesi. Quindi queste, positivo per l'idea del picnic, negativo per il prezzo. Tra i due quindi negativo, il prezzo deve essere sempre modico. E il borsone da ginnastica, vai col borsone, vai, si va in palestra. Ora parte la bella stagione, si riparte, si va tutti in zona bianca, si va. Studded Small Base Camp Duffelback. Poi mettono sto nome lunghissimo che anche per chi c'ha il bot, per dire che vorrebbe provare a prenderlo, non sa mai quale parola inserire. Cioè, secondo me lo fanno apposta inserire 750 lettere, è per questo motivo. Costa di più una gita, costa di più di una gita in campeggio. Sì, se fai una gita in campeggio, bravo, paghi meno. Quindi questo borsone, raga. Ah, questa grafica, cioè, veramente, io non ce la faccio. Non ce la sto facendo. Ma come mai? Cioè, chi l'ha idea? Quando viene ideata, no, una grafica? C'ha un motivo, no? Si riferisce a qualcosa. Io sarei curioso di capire questa a cosa fa riferimento. Ma cos'è? Non capisco. Ma cioè, mi ci arrabbio. Vabbè. Borsone bellino. Bellino, dove, ripeto, dove c'è la parte nera, per me va bene. È la parte colorata che non va più bene. Quella è la parte sbagliata. Benino, costa 168, vabbè, prezzo ci sta, dai, questo va bene, questo va bene. Eccolo, eccolo, Sir Zucker. Sir Zucker cosa vuol dire? Tipo succhia qualcosa? Sir Zucker vuol dire succhia qualcosa, secondo me. Non diventiamo anche volgari, ragazzi, e poi mi bandano la live, mi bandano Gesù. No, non offendiamo. Allora, dai, ma oh, questo c'ha la grafica tipo a pelle di struzzo. Ragazzi, questo c'ha la grafica fatta a pelle di struzzo. È bellino, eh? Cioè, è quello da baseball, non è quello della New Era classica. Questo è da baseball. Però, guarda, va. Pelle di struzzo. Guarda, ve lo digito perché se no me lo dice adesso. Ma che cazzo stai a dire? Guarda, guarda. Guarda qua, guarda. Guarda se non è. Ditemi la verità. È lei o non è lei? Io quando faccio i paragoni non sbaglio mai, è una pelle di struzzo proprio da morire, secondo me l'hanno voluta riprodurre in questo modo. E questo costa 52 euro,
Ma il nostro giudizio su questo è negativissimo, negativissimo. Qui si chiude due finestre, che se no... Vai, avanti il prossimo. Addio, e che cazzo è qui? Addio, oddio santissimo. Oddio santissimo. Ma voi mi avete scritto, cosa le servirà di più, giacca o felpa? Cosa le servirà di più, giacca o felpa? Vai sulla giacca, ma le servirà da 500... Da qua, scusa, 400 euro che costa... Quanto ci vuoi resellare? Cioè, non lo so, poi io. Siccome la grafica non è molto bella, quanto vorresti resellare, Matte? Non lo so. È vero, sembra lo struzzo. Ricorda tantissimo. Questa grafica qui, raga. Che cazzo è? Boh, non lo so. Che cazzo è? A voi vi ricorda qualcosa? A me questa qui bianca con la grafica rosa proprio mi fa volare, cioè, ve lo giuro, ma che cazzo stanno a fare? 88 euro, ma è un pigiamino questo, ma che cazzo è? Ma perché non l'ha votato negativo? Ah, ecco. E questo, no? Queste sono le ciabattine, quelle di North Face, che ora garbano da morire, Studded Traction Mule. E io, raga, queste qui non ne trovo un senso. Sì, terranno caldo, saranno comfort, ma quando le usi? Oh, finalmente riusciamo a vedere anche la grafica allargata. Ma che è? Ma che cazzo è? Dico di tutte e due, sia il prodotto che la grafica. Che cazzo? Perché sono mezze babbucce da tenere in casa e mezze invece da andarci a giro. Ma quando? Dove? Con chi? Con chi ti presenti a giro con queste? Oddio, io ho le Crocs e le rose di Justin Bieber. Ma con queste, dove ci vai? Dove ci vai? Questa long sleeve sembra copiata da Raf Simons. Può darsi Raf Simons con Fawlty Palmengians. Mi ricordava anche a me il Fawlty Palmengians. Non voglio comprarlo, però era per capire cosa andrà di più. Il giacchetto di sicuro sono le cose che vanno di più di North Face, però 418 euro, che cazzo, se lo incula. Questo ci vai a ballare. Con questo ci vai a ballare. Me l'hai spezzata, sì, ci vado a ballare. Vabbè, mettiamoli... No, ma positivo io non ce la faccio, però... Vorrei dargli positivo, vorrei. Non ce la faccio, non ce la faccio. Allora... Eccoci, eccoci, questo mi ricorda tantissimo fumetti, sì, fumetti, barra distributore di benzina, vi dico le cose che mi stanno venendo in mente vedendo questa grafica, barra tech house, barra grafica tipo, come si chiama quel ristorante dove ti servono sui pattini, no, American, no, American Dinner, qualcosa del genere, insomma mi ricordano, sai, quelle cose americanate, le insegne luminose. E quello è un po' motociclista, un po' benzina, non lo so. Non lo so. E 168 euro, abbiamo già detto tutto. Basta, negativo. Fammi vedere cosa avete, se me l'avete ricordato. Cowboy alla moda style, bancarella del mercato. Sembra la ferma di Supreme per Honda. Per Honda, sì, è vero, uno Honda, tipo. C'ha lo font un po' Honda. Eccole, eccole, queste sono invece le borsette, queste belline, queste sono le borsette, per cosa? Non lo so, belline, lo stavo dicendo ironicamente ovviamente, Explore sì, buongiorno, Utility Tote, queste sono, sì, il modello è Tote, che è quello lungo, che ti arriva tipo qui, che la cosa ti arriva qui, però, e ci vai a fare la spesa, cioè, dov'è? Che tu fai? Che fai con questi? No, no, 138 euro, però 138 euro, bravi. Sì, solo per il prezzo, esteticamente fanno cacare. Questa se la regali alla tipa che avevi sicuro. Rovesi, voglio tutte le mie live dentro. Meglio di una Gucci. Sì, la tipa... Se la regali a una tipa, siete d'accordo che chiavi sicuro? Secondo me è discutibile, dipende anche qui, perché il gusto fa veramente cacare. Se però legge Supreme per North Face, sapendo magari cos'è Supreme, dice: ah, amore, ciao, oppure se non è il tuo amore, ti dice: oh, va bene, andiamo da me. Va bene, dai, non ci arrabbiamo. Questi sono i pantaloncini da box, però invece no, sono sempre quelli da calcio dell'Arabic logo Hooded. Comunque questo font, no? È un misto di Destiny. Allora, ragazzi, questa ve la sfodero così. Destiny, guardate questo font qui sui pantaloncini. Cioè, questo font, queste immagini sui pantaloncini, no? E ora vi faccio vedere Destiny cos'è. Era un giochino per la PlayStation in cui ci giocavo. Destiny. Allora, e c'ha, secondo me,
Destiny forse logo? Destiny logo. Eccolo! Guarda, guarda qua! Cioè io guarda che paragone vi trovo, guarda se non sembra. Insomma, dentro il gioco c'era un pochino tipo tutti questi simboli, guarda, guarda, guarda. E sembra, cazzo, me lo ricordava tantissimo, infatti, Destiny. Guarda che paragone. Sì, la chiave della tua, sì, le chiavi della tua nuova casa da single ti pianta un picchetto in un occhio. Mi fate morire, chiavi da solo. Mi fate morire. Guarda se non sembra bellissimo anche sto paragone. E ricorda un po' molto, sì, il videogioco, un po' così. Prima cosa, cazzo, avevamo dato, me lo scusa, positivo. E allora anche pantaloncini positivo. Vai, vai così. Eccolo, eccolo. Questa volevamo. Allora, questa non gli è bastata proporla la scorsa volta. Abbiamo fatto l'analisi del drop la scorsa volta, dove c'era, partiva praticamente dal colletto e c'era tutto lungo bordo manica. Questo fatto così proprio, supreme, tagliato sopra e tagliato sotto. Ecco, se non l'avessero tagliato già sarebbe stato un plus. Tagliato così ricorda molto, cioè se ci andate a giro veramente una di queste, fecchissima. Poi il fonte è S qui, U qui, Pilli, R a Napoli, M a Milano, cioè proprio non ci siamo, non ci siamo. Cioè, no, dai. Ma poi è un misto tipo finto cuscito, cioè sembra proprio un maglione. Il maglione ci sta anche il maglione. Guarda, io ce l'ho un maglione tipo di Stone Island così, fatto tipo col colletto così a costina, il manico anche qua a costina. Però, cioè, poi è classico, c'ha l'oghettino qui, e quello devono fare loro, non si devono buttare su sta roba, non lo devono fare. No, no, anzi no, no, negativissimo. Oltre a questa passione per lo street, lavori anche? Ma lavorerei anche, sì, lavorerei anche nel mondo moda, nel brand di moda, quindi diciamo faccio due lavori, no? YouTube però volevo buttarmi, cioè ero un po' sparito, raga, ora ritorno, si va alla grande, si vola. Belli questi. No, ragazzi, ma questi sono gonfiabili, cazzo. Ti immagini quanto sei gonfio quando c'hai addosso questi? Io sono curiosissimo di vedere questi addosso a una persona. Studded Naps se Pent. È bellissimo questo, cazzo. Bello, dai. Cioè, è tipo un pigiama gonfiabile, è pazzesco. Stone, grande. E oltre a questa passione, Stone con Kenny che ride e Nico pazzesco. Quel Kenny lì è l'emoticon più bella che ho messo per gli abbonati. Ragazzi, se volete darmi un mio supporto. Tra l'altro vi dico anche che, questo è un piccolo spoiler, oggi è il 24 marzo, il 2 aprile sarà il mio compleanno. Non so se si fa magari una live del compleanno, si inventa qualcosa, vai, si studia. E ve lo dico su Instagram qualcosa. E quindi questi mi piacciono, però quanto cazzo costano anche questi 228? Allora, se io voglio un completo, no? Allora facciamo, io voglio questi pantaloni abbinati a questo giacchetto, perché voglio tutto gonfiabile io ovviamente. Praticamente io spendo 418 più 228, che a casa mia fa 56, 630, 88, 16, 646. Praticamente tra questo e questo ho speso 646 euro. Non male, non male. Potevamo spendere di più, già che c'eravamo. Allora, questi, belli questi eleganti. Oh, questi cosa ci fanno qui in mezzo a questo drop? Belli. Allora, questo mettiamolo. Due sacchi a pelo attaccati, top, conta le scarpe. Ah, conto anche le scarpe, è vero. Altre 98 euro di quelle babbucce, quindi 600 euro, mi complico la vita. Facciamolo con la calcolatrice. 646 più 98, 744 euro di completo, giacchetto, pantaloni e babbucce Stone Island per... Sì, Stone Island, North Face per Supreme, cioè, ditemi voi. Pantaloni eleganti, belli. No? Raga, questi sì. Cazzo, questi sì. 168. Vabbè, però se sono... Ora, non so com'è il fitting, magari saranno... Cioè, se c'è la gamba così, ti calzano così e sono... Se è lunga così la gamba, il pantalone è lungo così. Tanto Supreme poi c'ha delle size. Però, belli esteticamente. A me i pantaloni così mi piacciono. Con la plisse, ecco come si dice, con la plissettatura. Senti qua che termine di sfogo, con la plissettatura.
160 mi piacciono, bravo. Ma Stomper Supreme non ce lo faranno mai. Stomper Supreme, non si capisce perché, ma non ce lo vogliamo fare. Vaffanculo. È troppo bella come collaborazione per faccia. Vabbè, qui un altro cappellino. Questo va anche commentato questo. No, dai, ragazzi, questo è un cappellino da concerto. Questo è al concerto, lo compri. Vabbè, no, no, che like? No, 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 non posso votare più. No, ho messo like perché sbaglio. No, non posso più votare. Vaffanculo. E questi c'erano già anche la scorsa volta, dai, però. No? Anzi, sì, erano così, fatta a tovaglia, tipo. E questa è una camiciona così, fatta a spray, un po' effetto spray, che non piace mai. Senza logo, molto classico. Cioè, il logo ce l'ha qui sul taschino, tipo. Però fa veramente cacare anche dove l'hanno messo e come l'hanno. Ma questo font, perché continua a utilizzarlo? Appare tantissime volte sulle felpe, sulle manette. Ma lo sanno che fa schifo, ma lui fa nei sondaggi. All'interno dei clienti, no, non li fanno. E questo, insomma, raga, è il drop di domani. Io si è un po' commentato, dai. Belli Chinos, Chinos, Chinos si chiama. L'ultima Stomper Supreme, però, secondo me era un po' fiacca. Non me la ricordo nemmeno. Fammi vedere com'era Stomper Supreme. Stone Island per Supreme. Quindi, raga, io vorrei anche a questo punto un vostro giudizio. Abbiamo visto un po' i pezzi insieme. Faccio una cosa, mi rimetto a schermone. Eccomi, raga, sono con voi. Guardiamo un secondo, però, Supreme. Ah, ok, era quella tipo. Ok, tutta. La faccio vedere. Aspetta, ve la faccio vedere anche a voi. Era questa. Ok, mi ricordo, mi ricordo. Sì, tutta un po' così rovinata. Sì. E poi c'era anche questa, questa faceva veramente cacare. Bella perché Stone Island, ma questa faceva veramente cacare. E comunque non c'è. Ah, c'era questo gilet, il gilet così era bello. No, Stone Island è tutta un'altra cosa. Cioè, North Face no. Oddio, no. Se azzeccano i colori giusti, sì. Però Stone Island è di un'altra spanna. È di una spanna superiore a tutto. E aspetta che leggo un po' di voi. Concordo, ma è vero che restoccano le Converse of White? Sì, l'ho letta anch'io. Le restoccano. Le restoccano e niente. Andremo a acquistarle. Quelle però di tela, eh. A me piacevano un botto quelle trasparenti. Però restoccano quelle di tela. Che le rovini subito di tela. Cioè, proprio seduta stante, appena te le metti, c'hai subito il graffio. Un graffio nero sulla base della scarpa, sulla tela, tanto è sempre così. Serio quando? Non lo so, non lo so. Ancora la data precisa, poi non è nemmeno uscita. Però ho letto anch'io che le devo restoccare quelle lì. Quelle trasparenti stanno a 1800. Tutta la prima uscita. Tutta la prima uscita all'incirca sta dai 1500 in su per giù. Le prime dei 10. E sì, raga, niente. Grazie per essere stati con me. Questo era un po' il livino al drop di domani. Spero comunque di essere piaciuto. Lasciatemi un like se ancora non l'avete lasciato e iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Mi sembra 30 marzo, ore 10. Ma ancora Matte, secondo me lo devono confermare. Sicuramente cioè, se ora daranno una data precisa, lo leggeremo. Lo leggeremo un po' su tutte le riviste che tanto ognuno di noi segue, dai, su Instagram oppure online. E nulla, raga. Vota questo drop in decimi. Io darei un. Vedendo un po' la roba, esteticamente parlando. Allora, come articoli esce della bella roba? Esteticamente parlando, no. Quindi darei un. 6 e mezzo. 6 e mezzo. Ciao Matte, io vi saluto tutti, stacco anche la live, il video rimane online se volete riguardarlo oppure per chi lo vedrà dopo. Grazie a tutti raga, alla prossima live, seguitemi anche su Instagram, anticipo tutto su Instagram. Grazie raga, un saluto. Ciao Francesco, ciao Nico!